Oggi avete presentato uno studio di fattibilità per quanto riguarda la riapertura dei navigli. Non è il primo, qual è la novità di questo? Beh, diciamo che per molti anni, noi ne parliamo da 10 anni, abbiamo discusso a Milano se riaprire o non riaprire i navigli. Noi crediamo che oggi, una volta che le fattibilità più consistenti, più evidenti, cioè quella dell'ingegneria, quella dell'idraulica, insomma questo tipo di fattibilità ormai sono state accertate. Adesso noi oggi abbiamo voluto illustrare un progetto che inizieremo come associazione Riaprire i Navigli sul tema della finanziabilità dell'opera, cioè su quanto costa, su come finanziarla, come coinvolgere i privati nell'attuazione di questo intervento, ma soprattutto, e le dice il titolo di questo nostro primo incontro, secondo noi realizzare i navigli produce ricchezza, quindi non va visto come un costo, come se fosse una pista ciclabile piuttosto che una casa popolare o altre cose. Dobbiamo iniziare a calcolare i vantaggi economici che produce, con un preciso piano socio-economico, uno studio socio-economico, e allora se è un investimento, io credo che già i milanesi sono contenti, vogliono riaprire i navigli, ma quando capiranno che anche porta ricchezza, i residui timori saranno spazzati via. In più abbiamo spiegato che questo progetto sulla fattibilità economica e sui vantaggi economici va di pari passo con l'idea di città nuova, perché noi pensiamo ai navigli oggi, ma quando saranno finiti, ci auguriamo 2025, 2030, probabilmente questa città sarà già molto trasformata. Ecco, questo studio, i navigli che prende in considerazione questo studio, di quanti chilometri sono? 8 forse? I navigli da riaprire in Milano sono 8, dalla Cassina dei Ponti lungo via Melchiorre Gioia, poi la Centro Navigli fino alla Darsa. Però sono gli 8 chilometri mancanti di una rete più generale che riguarda, che coinvolge 140 chilometri di navigli della Lombardia, Naviglio Partesano, Naviglio Grande e Naviglio Pavese. E più o meno si è fatta una stima degli investimenti e del costo? Ma anche i costi li sappiamo per certo ormai, sono circa 200 milioni di opere che con l'aggiunta delle spese tecniche, progettazioni, IVA e quant'altro, possono arrivare grosso modo a 400 milioni, quindi l'opera di per sé non è neanche costosissima, sono 2 chilometri di metropolitane complessivamente. Però interessante è che, come tutti gli investimenti produttivi, perché ci sono degli investimenti che si fanno ma non producono niente, se questo produce produzione di energia elettrica, produce nuovo turismo, nuova occupazione, nuovo lavoro, calcoliamolo, allora vedremo che non sono 200 milioni spesi ma saranno probabilmente 400 milioni guadagnati. Ecco, realisticamente quando potremo iniziare a vedere aprire i cantieri e anche un naviglio aperto? Se le amministrazioni comunali e regionali si mettessero di guzzo buono, io credo che nel giro di 2 anni si potrebbe avere almeno chiaro il bando di concessione per la gara e quindi iniziare i lavori nel giro di 2 o 3 anni.